sì, la so, è vero. Ragazzi, sono cose. Vabbè, per favore potete chiedere cosa fare per recuperare una forma fisica decente. Non duriamo 70 minuti. Vedi, Bassano, grazie. Questo interessa anche a me. Voi scrivono, vorrei fare complimenti a Via per i suoi successi ottenuti in tornei di golf. Ecco. Finalmente sentiamo dire che Varai è un attaccante. Sopra, potete chiedere al mister D'Aversa della posizione di Fulgoni, non è solo un messaggio che arriva, il professionista preparato, noi tifosi siamo molto affezionati. Forza Paolo, forza mister. Fulgoni si occupa dei due giovani aggregati agli altri tre portieri, come ha detto prima il mister, al suo preparatorio dei portieri, Fulgoni si occupa, mi sembra almeno di aver visto in questi due giorni, in particolare dei Pancerosi che... Lo dici bene, questo? No, questo non l'ho mai sentito pronunciare. Quindi è così, si occupa dei due portieri. In questi due giorni di ieri si è occupato di due ragazzi giovani e credo che adesso, parlando con la società, non so la società cosa pensa, qual è la loro fare di ricoprire, però penso che penso la società mi ha detto che è comunque una persona a cui è molto riconoscente, quindi è una persona molto importante, quindi sono cose loro che società. Zomers si è riscattato nell'ultima partita, bisogna recuperarlo al meglio perché in prospettiva è un ottimo portiere. Questa è un'affermazione alla quale possiamo anche essere d'accordo. Ma il vecchio capitano della Primavera, Michele Moroni, che fine ha fatto? Perché non sta giocando nella Cremonese, non potrebbe tornare a Parma per darci una mano a centrocampo? Ti rispondo io perché il mio sistema è un po' assistito. Meno male. Non c'è più. Il ginocchio che mi sta uscendo, manca 15 giorni nel secondo crociato che si fa. Non gioca per questo motivo, non per scelta tecnica, purtroppo è un anno ormai che fuori, un giocatore veramente importante, 94, con grandi prospettive, purtroppo sono questi punti. Io rispondo a Andrea. Allora, abbiamo dai, tre messaggi in fila, poi andiamo da Luca e poi salutiamo. Sì, allora lo riapro. Questa squadra fisicamente allo sbando, purtroppo non ha un problema che si potrà risolvere prima della sosta, c'è cioè Stefano. Non sono d'accordo, ma vi spiegherò poi perché. Prego, da Monticelli, buonasera, credo che Parma non vincerà il campionato, anche perché dovrebbe fare un giro con girone di ritorno da 50 punti. Ho fatto quello che ho sognato stanotte, dopo vi dirò anche questo. Ringrazio la società che sta facendo di tutto, auguro al mister un futuro felice con noi, dopo We Are Parma possiamo dire We Are Still On Time. Ciao Maurizio. Allora, facciamo in tempo, speriamo. Luca,